Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Oggi vi racconterò come ho sviluppato questa maglia, un progetto di mia creatività che ho sviluppato strada facendo, giocando un po' con la mia fantasia e la mia creatività, mettendo dei punti a rilievo e quindi cercando di dare un effetto tridimensionale alla lavorazione. Io amo molto i punti in rilievo e come vedete, dopo aver sviluppato una prima parte di motivi a ventagli a rilievo, poi comunque ho continuato e mi sono divertita facendo delle noccioline parecchio, insomma, in rilievo, in evidenza. Ora andremo a vedere i materiali che ho utilizzato e poi vi spiegherò come ho lavorato questa maglia. Per la realizzazione di questo progetto vi servirà un uncinetto del 3,5, un ago da lana per nascondere le codine, dei marker, un metro, una forbice e soltanto 130 g di filato. Io ho utilizzato questo straordinario filato di Emma Fassio, collezione Eleganta. È uno sfumato delicatissimo e tinto a mano, veramente di una delicatezza unica. Guardate appunto le sfumature. Da vicino vi faccio vedere appunto anche la particolarità del filato e ha delle sfumature veramente molto molto delicate, le potete vedere appunto anche nel capo realizzato. È un filato composto da 90% cotone e 10% seta ed è davvero estremamente morbido. Ha una bellissima cadenza il capo nell'indosso. Guardate qui, non so se percepite proprio la morbidezza del capo realizzato. Le matasse, appunto, come vi dicevo, pesano 50 grammi ed hanno un metraggio di 220 metri, quindi un metraggio importante, un filato che quindi ha tanta resa, perciò i capi realizzati sono davvero leggerissimi. La lavorazione consigliata è con ferri uncinetto 2,5-3, io ho utilizzato l'uncinetto del 3,5. Ci sono veramente tantissimi bei colori di questo filato. Potete trovare dei bellissimi verde variegato oppure color lampone. Guardate, vi faccio vedere nel sito appunto verde variegato, lampone variegato, il grigio a petrolio che è quello che ho utilizzato io, che è questo bellissimo grigio che ha quasi delle sfumature che buttano sul verdino. Poi abbiamo il nocciola e il color crema. Insomma, tutti colori molto belli, dopo starà a voi, guardate, scegliere eventualmente quale acquistare. Collegandovi direttamente al link che vi lascio sotto in info box, vi ritroverete cliccando direttamente al sito di Emma Fassio dove eventualmente fare i vostri acquisti. Appunto aperto perché è in matassa, quindi la matassa va un attimo aperta con delicatezza, vi faccio vedere. Dopodiché ci sono dei punti in cui ci sono tre punti in cui è legata, perciò taglierete i cordoncini appunto dove è legata nei tre punti e una volta trovato il vostro filo di inizio, o con il gomitolatore o appunto a mano, mettendo la matassa anche intorno allo schienale di due sedie, potrete tranquillamente in poco tempo fare il vostro gomitolino. E questo è il risultato della matassa sbobinata. La lavorazione della maglia è in top down, quindi significa che si inizia a lavorare dal basso, circolarmente, verso l'alto. Quindi io sono partita, vi faccio vedere, a montare, montando appunto un numero di catenelle, che è appunto quello della base intorno al nostro décolleté, e ho realizzato una circonferenza abbastanza ampia, come vedete nelle foto. Ho montato 130 catenelle, quindi le ho chiuse in tondo. E poi ho iniziato la lavorazione circolarmente, creando il primo pezzo, il primo motivo di punti fantasia a rilievo, in questo modo qui.
Una volta realizzata appunto la prima parte della circonferenza, ho messo i miei marker, vi farò vedere comunque tutto passo passo durante la lavorazione e quindi ho messo quattro marker per suddividere la parte davanti e la parte del dietro e lasciare lo spazio per il passaggio delle braccia. Ho lavorato la parte davanti e la parte dietro in modo separata, facendo degli aumenti in diagonale per appunto dare ampiezza, perché qui ci troviamo nella parte della circonferenza che si trova appunto intorno al nostro seno. E quindi ho lavorato in diagonale per dare ampiezza alla maglia e poi a un certo punto, quando ho chiuso provando la lavorazione, e quindi ho provato spesso lo sprone ad indossarlo e ho fatto appunto dei test per vedere quando fosse il momento di chiuderlo, ho chiuso il passaggio degli scalfi e ho continuato la lavorazione lavorando in tondo, mano a mano scendendo. Il tutto creando delle noccioline, perché in questo ultimo giro di lavorazione di punto fantasia ho creato delle noccioline che sia nella parte davanti che nella parte dietro. Ma mentre nella parte dietro ho soltanto lasciato le noccioline intorno allo sprone circolarmente e poi sono andata a lavorare normalmente a maglie alte, nella parte davanti, invece, ho giocato con queste noccioline creando un motivo a punta, quindi sono andata a lavorarle un po' a scacchiera e mano a mano nei giri diminuendole fino a creare così una punta. E il tutto con questi punti a rilievi per dare un po' di dinamicità e anche così un po' di grinta a questa maglia. Io amo molto i punti a rilievo e questa volta ho voluto appunto sperimentare un po' e giocare con questa lavorazione. Solo alla fine io ho montato appunto da una parte una catenella agganciandomi a un lato appunto della maglia e vi farò vedere, vi spiegherò poi tutto e ho montato questa catenella e ho lavorato alla fine la mia spallina. Quindi vi faccio vedere, io ho lavorato la mia maglia che veste una SM come taglia. La maglia ha una circonferenza intorno al décolleté di 78-80 cm circa e per raggiungerla ho montato 130 catenelle. Il motivo iniziale è un multiplo di 5, quindi con 130 catenelle, andando a lavorare i miei primi motivi qui a ventaglio, io ho creato 26 ventagli. Quindi nel primo giro sono andata a creare 26, scusate, archetti a questo punto della lavorazione. Comunque adesso passo passo vi farò vedere un po' tutto. La larghezza della maglia è di 46, di 46 cm, mentre l'altezza, che va diciamo da questo punto fino alla base, cioè diciamo dalla base del décolleté fino alla base della maglia, misura 40 cm. Per le taglie più grandi potete aumentare più catenelle quindi essendo un multiplo di 5, per le taglie L o XL potete andare a fare direttamente dalle 135, 140, 145 catenelle. Questo lo valuterete voi anche a seconda della vostra fisicità e soprattutto della vostra taglia del seno, perché quella farà sicuramente la differenza. Però quello che io vi consiglio sempre è quello di montare inizialmente la catenella di base, provarla intorno al vostro décolleté, innanzitutto vedere se vi può piacere il tipo di scollatura e poi mano a mano iniziare a lavorarla e fare le vostre valutazioni. Non è tanto lo sprone iniziale che fa la differenza, questo, che comunque per le taglie più grandi suggerisco di aumentare. Ma sarà soprattutto la diagonale che noi andremo a creare dopo aver lavorato il pezzo iniziale intorno al décolleté. Quindi poi vi spiegherò eventualmente come dare ampiezza e come creare una diagonale maggiore o meno, con un angolo maggiore o minore per le varie taglie. Quindi non mi resta altro che iniziare il progetto assieme a voi. Uncinetto del 3,5. Per una taglia SM vado a montare 130 catenelle.
catenella e vado a chiudere a cerchio con una maglia bassissima. Mi alzo con 3 catenelle e lavoro una maglia alta sopra ad ogni maglia catenella di base disponibile e quindi vado a lavorare nel mio caso 130 maglie alte. Una volta realizzato tutto il giro di maglie alte, chiudo con una maglia bassissima, agganciandomi alla terza catenella della prima maglia alta effettuata. Ora mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3 e all'interno dello stesso spazio faccio 4 maglie alte, quindi una, due, tre e quattro. In totale abbiamo 5 maglie alte perché la prima corrisponde alle 3 catenelle con cui mi sono alzata. Ora salto 1 e 2 catenelle di base e qui in mezzo, dopo le 2 catenelle, effettuo una maglia bassa. Filo sull'uncinetto, salto 1 e 2 maglie di base e nella terza faccio 5 maglie alte consecutive all'interno dello stesso spazio, quindi 2, 3, 4 e 5. Salto 1, 2 catenelle di base, tra una maglia alta e l'altra, quindi qui in mezzo faccio una maglia bassa. Salto 1, 2, queste due maglie consecutive e nella terza ripeto e faccio le mie 5 maglie alte e procedo così per tutto il giro eseguendo la ripetizione di questi motivi. Ecco qui alla fine del mio giro, avendo montato 130 catenelle, mi troverò con 26 ventaglietti tutti intorno alla mia circonferenza e questo è il risultato. Completato quindi con l'ultimo ventaglietto, salto le due maglie, faccio una maglia bassa e mi aggancio al ventaglietto nella terza catenella con una maglia bassissima. E quindi vado a chiudere il mio giro. Ora procedo effettuando delle maglie basse in rilievo e quindi vedete dove ho l'asola? Passo così davanti alla maglia alta sottostante, prendo il filo, lo porto fuori in questo modo e faccio una maglia bassa. E procedo così per tutte le maglie alte sottostanti, facendo una maglia bassa, scusate, in costa, in questo modo. Facendo così, porto in rilievo la parte alta ed esterna dei ventaglietti, quindi entro, prendo il mio filo e porto fuori. Prendo, porto fuori il mio filo, in questo modo, e porto fuori. Vado così a mettere in rilievo il mio ventaglietto. Dopodiché faccio la stessa cosa quando mi trovo nella maglia bassa sottostante, quella che unisce i due archetti, porto fuori il mio filo e faccio una maglia bassa per poi proseguire quindi nel prossimo archetto e facendo una maglia bassa in costa dietro in questo modo e portando quindi a rilievo quella che è la maglia alta, quindi la parte alta di questa maglia alta. Procedo così effettuando queste maglie in costa dietro per tutte le maglie dell'archetto e anche dove incontro la maglia bassa di unione dei due archetti, in questo modo. Quindi procedo lungo tutta la mia circonferenza, effettuando
in questo modo. Una volta completato tutto il mio giro di maglie alte a rilievo, vedete come viene carino, quindi il rilievo dà un po' di movimento poi alla maglia e quindi ne risalta le sfumature del filato. Quindi una volta completate tutte le mie maglie in rilievo, vedete, sono arrivata alla fine del mio giro e chiuderò con una maglia bassissima che farò prendendo la maglia dietro. Ora mi sposto al centro del mio archetto, quindi se qui ho 5 maglie alte nel mio archetto, nella terza maglia, e quindi vado nella terza catenella dietro, 1, 2, mi sposto con una maglia bassissima e quindi sono al centro dell'archetto e mi sono appunto posizionata però nella parte dietro, perché io adesso ho lavorato qui. Per tutto questo giro opero in questo modo, faccio 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vado qui nella sommità dell'archetto successivo e precisamente nella catenella centrale, però dietro 1, 2, 3 e faccio una maglia bassa. Quindi l'archetto è composto da 5 maglie alte, io mi posiziono nella maglia alta centrale, però in quella dietro. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle. Vado nell'archetto successivo, 1, 2, 3, però vado nella maglia dietro e faccio una maglia bassa. Procedo così per tutta la circonferenza di questo giro e vado perciò a formare questi archi tutto intorno. Rivediamo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 1, 2, 3, che è la maglia centrale del ventaglio, però mi posiziono in quella dietro e faccio una maglia bassa. Procedo così per tutta la mia circonferenza. Una volta effettuate le ultime catenelle, vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia dell'archetto iniziale. Ora filo sull'uncinetto e dentro in questo arco, quindi l'arco sottostante, e faccio 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 maglie alte all'interno dell'arco e nella maglia bassa di unione tra i due archi faccio una maglia bassa. Riparto così facendo in ogni arco 7 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, in questo modo. E una maglia bassa nel punto di unione tra un archetto e l'altro, tra un occhiello e l'altro. In questo modo procedo così per tutta la circonferenza. Completato il mio ultimo arco, effettuo la maglia bassa, una maglia bassissima nella prima maglia bassa del primo giro. Ora procedo eseguendo delle maglie, faccio una catenella e procedo eseguendo delle maglie in costa come abbiamo visto prima, quindi in costa dietro, e faccio delle maglie basse per ogni maglia disponibile. Quindi per le sette maglie dell'archetto, in questo modo, vedete, e più la maglia di giunzione nella maglia bassa di giunzione dei due archi. Quindi procedo lungo tutta la circonferenza mettendo in rilievo i miei archi e facendo una maglia bassa in costa dietro ad ogni arco, quindi dietro ogni maglia alta dell'archetto,
e anche dove trovo la maglia bassa nella giunzione dei due archetti, e quindi vado a rimettere i miei archi di questo giro in rilievo. Procedo così per tutto il mio giro. Terminate tutte le maglie alte a rilievo, chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia del giro. Ora mi sposto con delle maglie bassissime al centro del mio ventaglietto, però lo faccio utilizzando le maglie che si sono venute a formare dietro facendo appunto le maglie in costa. Quindi con delle maglie bassissime mi sposto al centro. Diciamo in corrispondenza della quarta maglia alta davanti, quindi 1, 2, 3, 4, prendo però la maglia appunto dietro, quindi al centro del mio archetto. Mi alzo con 1, 2, 3 catenelle e faccio 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio. 2 e 3. In totale sono 4 con le 3 catenelle con cui mi sono alzata. 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio altre 4 maglie alte. Quindi una, due, tre e quattro. Quindi vado a formare un ventaglio un pochino più appuntito e chiudo con una maglia bassa nello spazio appunto nel punto di unione dei due archi e lo vado a fare però nella maglia dietro. Quindi faccio una maglia bassa in questo modo. Ora filo sull'uncinetto, vado in corrispondenza della prima, seconda, terza e quarta maglia dietro, quindi in corrispondenza della quarta maglia alta dell'arco, perciò 1, 2, 3 e 4, solo che vado a prendere la quarta maglia dietro e faccio 4 maglie alte, quindi una, due, tre e 4. Quindi creo il mio ventaglio. Con 2 catenelle di separazione rientro all'interno dello stesso spazio e faccio 4 maglie alte. Una, due, tre e 4. Nel punto di unione tra i due archi, nella maglia dietro, faccio una maglia bassa. Quindi procedo per tutto il mio giro creando questi ventagli un pochino più appuntiti e facendo 4 maglie alte all'interno dello stesso spazio nella quarta maglia, 1, 2, 3, 4, quindi al centro del mio archetto nella quarta maglia dietro, faccio 4 maglie alte, 2 catenelle di separazione, quindi 4 maglie alte. 2 catenelle di separazione e altre 4 maglie alte all'interno dello stesso spazio. 2, 3 e 4. Nel punto di unione tra i due archi, nella maglia dietro, nella maglia bassa dietro, una maglia bassa. Quindi procedo così a lavorare tutta la mia circonferenza. Una volta completato tutto il giro con questi nuovi ventagli, mi aggancio e chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia del giro effettuata. Ora con delle maglie faccio una catenella e faccio delle maglie a rilievo dietro e vado a scontornare ogni maglia del ventaglio. Quindi vado a riprendere così, in questo modo, come abbiamo visto anche prima, e porto fuori il filo, faccio delle maglie a rilievo, delle maglie basse a rilievo. E sopra ad ogni maglia,
alta sottostante faccio una maglia a rilievo, quindi una maglia bassa lavorata in costa dietro a rilievo. Una volta che sono arrivata all'ultima maglia alta e mi trovo le due catenelle di separazione, faccio una catenella e continuo a fare le maglie alte a rilievo dietro ad ogni maglia alta che mi trovo disponibile. In questo modo. Questa è l'ultima maglia alta di questo ventaglio. Poi mi trovo la maglia bassa e dove trovo la maglia bassa di unione dei due archi faccio sempre la maglia bassa a rilievo e procedo e continuo nell'arco successivo a portare in rilievo tutte le maglie alte che trovo degli archi e continuo così per tutto il mio giro. Concludo il mio giro con l'ultima maglia alta a rilievo nel punto di giunzione dei due archi e a questo punto taglio il mio filo e procedo per la divisione degli scalfi delle braccia. Vedete, arrivati a questo punto io devo andare a mettere i miei marker. Io ho già iniziato a lavorare il pezzo dell'anteriore, vi faccio vedere. Quindi io devo arrivare al punto dove ho lavorato il mio sprone in tondo e devo adesso andare a dividere la parte davanti e la parte dietro e a lasciare invece gli spazi per le mie braccia. Ho già iniziato a lavorare la parte del davanti, vedete? Poi appunto qua nell'indosso il lavoro poggerà così sulle nostre spalle, questa sarà la parte che scenderà sul davanti e questo cadrà sopra le nostre spalle con questo motivo ondulato che è molto carino appoggiato nell'indosso. Io ho già iniziato a lavorare, diciamo, la parte del pezzo davanti e vi faccio vedere adesso perché altrettanto dovrò lavorare un altro pezzettino dietro. Qui io sul davanti appunto ho iniziato ad applicare anche delle noccioline così a rilievo, dietro non le farò, le faccio soltanto sul davanti e vediamo come andare a suddividere il nostro lavoro. Quindi voi vi troverete con un lavoro circolare di questo tipo, dovrete andare a sovrapporre il vostro lavoro a metà e io ho fatto la suddivisione in questo modo. Vi faccio vedere, dovete sovrapporre bene tutte le punte dei vostri archetti. Nel mio caso io ho 26 ventagli tutti intorno alla circonferenza, quindi 26 praticamente di questi motivi a ventaglio. Ho piegato il mio lavoro a metà e ho fatto combaciare le punte, vedete, dei ventagli avanti e dietro. E ho messo i miei marker lasciando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 motivi davanti, 8 motivi dietro e infatti vedete che ho messo i miei marker, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e per le braccia ho lasciato 1, 2 che è sotto, 3, 4 e nella punta il quinto. Quindi 5 archetti per le spalle, 1, 2, 3, 4 e 5. E la stessa cosa ho fatto dall'altra parte. Naturalmente, se sviluppate una taglia più grande, dovrete fare la divisione, mi raccomando, sempre in modo simmetrico. Una volta suddiviso il lavoro a metà, quindi sono andata a lavorare. Andrò a lavorare la parte del davanti in questo modo e poi andrò a lavorare un altro pezzettino dietro. Proverò il mio lavoro indossandolo e vedendo appunto se nello sviluppo questa parte scende, diciamo questi raglan scendono diagonalmente nelle mie braccia, al lato delle mie braccia, in modo che poi andrò ad unire il pezzo davanti con il pezzo dietro, andrò ad unire le due parti e continuerò la lavorazione in top down circolarmente. Adesso io ho lavorato già un pezzettino
e vado intanto a, siccome appunto l'ho provato e l'ho misurato e potrebbe bastare per la chiusura, vado a lavorare lo stesso pezzettino nella parte dietro e vi faccio vedere come. Quindi dovrete lavorare perciò due pezzettini uguali, solo che nel davanti lo lavoreremo, almeno nel mio caso ho scelto di lavorarlo con le noccioline soltanto davanti, dietro lo lavorerò liscio perché poi con la schiena magari ci sediamo, ci appoggiamo, le noccioline potrebbero infastidirci. Perciò ho scelto appunto di lasciarle solo davanti e sono anche molto belle e molto decorative, come vedete. Quindi prendo un filo nuovo, lascio in sospeso la parte delle braccia, naturalmente, vado a lavorare la parte, nel mio caso dietro, ma insomma la parte avanti. Una cosa, siccome appunto ho davanti. Ovviamente abbiamo il seno e ognuna di noi ha delle taglie diverse. Andate a valutare voi poi anche con gli aumenti quanto allargarlo nella parte davanti rispetto alla parte dietro. Se avete poco seno, i due pezzi, l'anteriore davanti e la parte dietro, potrebbero essere tali e quali. Ma per chi ha un seno, diciamo molto sviluppato, nella parte del davanti si possono montare di più aumenti, quindi non devono essere necessariamente simmetriche le parti della schiena e la parte del davanti. Può succedere che se io sviluppo un davanti molto abbondante, lo faccio nella parte dietro poi il lavoro mi si arriccia e quindi è brutto da vedere. Quindi dovrete valutare voi in base anche alla vostra taglia, perché svilupperete un progetto su misura, il top down appunto è utile proprio per poterlo adattare alla taglia e alla fisicità di ognuna di noi. Questo è il mio sprone dalla parte del davanti che dovrò lavorare. Mi trovo nella parte del dritto del lavoro. Giro il mio lavoro a rovescio. Poi vi spiego perché. Perché devo andare a fare delle noccioline e vedete, sono nel rovescio del lavoro adesso. Quindi stacco il mio marker e punto l'uncinetto nella maglia dietro del ventaglio. Mi aggancio con il filo. Questo modo. E faccio una catenella per alzarmi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 catenelle, quindi in totale. Vado fino all'estremità dell'altro ventaglietto, quindi nella catenella, vedete dietro, quindi quella che trovo la prima. E faccio una maglia bassa. Vado a creare così fino ad arrivare all'altro marcapunti con 8 catenelle degli archi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vado fino alla punta dell'altro arco, mi aggancio con una maglia bassa. Ho fatto le mie ultime 8 catenelle. Ora vado a togliere il mio marker. E faccio l'ultima maglia bassa nell'archetto, nel punto dove avevo posizionato il marker. E quindi sono andata a creare per la mia taglia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 archetti da 8 catenelle. Prendo il lavoro e lo metto, lo rigiro nella parte del dritto, in questo modo. Vado a creare qui, su questo punto, già subito la mia prima nocciolina, quindi mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientro all'interno dello stesso spazio ed effettuo in totale 7 maglie alte. Ne faccio 6 perché la settima è la prima con cui mi sono alzata con le 3 catenelle, quindi vado a fare 6 maglie alte. Quindi una, sempre all'interno dello stesso spazio, 2, 3, 4, 5 e 6, tutte all'interno dello stesso punto. Ora tiro un po' fuori un pochino il filo, entro nella terza catenella con cui mi sono alzata, quindi qui con l'uncinetto, prendo l'asola del filo che ho lasciato all'inizio e
la passo e la porto fuori, chiudo ed ho formato così la mia nocciolina. Faccio una maglia, una catenella di chiusura e ho formato questa nocciolina in rilievo. Ora farò una nocciolina sopra la punta di ogni arco e all'interno di ogni arco vado a lavorare 8 maglie alte. Quindi vediamo e fino alla fine procederò così. Quindi lavoro una maglia alta per ogni catenella che ho montato sottostante, quindi sono 8, farò 8 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi su ogni catenella montata prima ho fatto 8 maglie alte. Ora mi trovo nella punta dell'arco sottostante, vado a fare 7 maglie alte per formare la nocciolina. Quindi una, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi ho fatto 7 maglie alte consecutive all'interno dello stesso spazio. Porto fuori il filo, conto le mie maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Punto quindi l'uncinetto nella prima delle sette maglie iniziali, prendo l'asola, la porto fuori e chiudo. Ho formato così la mia nocciolina. Quindi adesso continuo così fino alla fine, diciamo, dell'ultimo occhiello che ho effettuato, facendo 8 maglie alte consecutive dentro ad ogni catenella sottostante di base e una nocciolina all'estremità, diciamo nella punta dell'arco, del ventaglio, scusate. Ho completato quindi tutto il mio giro con le maglie alte e le noccioline nella sommità dell'archetto, giungendo così fino alla fine del mio anteriore, concludendo con una nocciolina. Ora a giri alterni, quindi un giro sì, un giro no, andrò a fare 3 aumenti all'inizio e 3 aumenti alla fine del giro. Quindi mi alzo con 3 catenelle, una l'ho già fatta, 2 e 3, giro il mio lavoro perché adesso andrò a lavorare solo l'anteriore, ora sono nella parte del rovescio e andrò a fare già il primo aumento, quindi andrò a lavorare 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio. Quindi ho 1, 2, 3, ho 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio. Ora semplicemente per tutto il giro vado a lavorare una maglia alta sopra ad ogni maglia alta disponibile, compresa la sommità della nocciolina. Quindi lavoro tutto a maglie alte fino alla fine del mio giro. Maglia alta sopra ogni maglia alta disponibile e dove trovo la nocciolina faccio sempre sulla testa della nocciolina faccio la mia maglia alta. E procedo fino alla fine. Ora sono giunta alla fine, vedete di qua trovo la mia nocciolina e come nella parte iniziale ho lavorato 3 maglie all'interno dello stesso spazio per fare l'aumento, qui faccio la stessa cosa, quindi all'inizio e alla fine del giro vado a lavorare 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, quindi 1, 2, 3 e 3. Questi aumenti li farò a giri alterni, quindi un giro sì, un giro no. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3
E per tutto il giro vado a lavorare semplicemente a maglie alte, facendo una maglia alta sopra ad ogni maglia alta disponibile. Quindi vado nella seconda e lavoro tutto a maglie alte fino alla fine, senza fare aumenti. Sono arrivata alla fine del giro e lavoro le mie maglie alte sopra ad ogni maglia alta disponibile fino all'ultima. In questo giro senza fare aumenti. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3. Giro il mio lavoro e qui abbiamo detto vado a fare l'aumento perché il lavoro a giri alterni, quindi all'interno dello stesso spazio vado a lavorare 2 maglie alte più le 3 catenelle con cui mi sono alzata, in totale fa 3 e qui ho fatto il mio aumento. Procedo a lavorare a maglie alte fino alla fine. E nell'ultima maglia finale faccio le 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio. Quindi proseguo la lavorazione facendo in questo modo degli aumenti nella prima maglia iniziale e nell'ultima finale, lavoro 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio a giri alterni. Questo lo faccio provando spessissimo il lavoro, quindi indosso il mio sprone per valutare appunto come cresce il lavoro, se ho bisogno di più aumenti o se gli aumenti sono necessari. Le noccioline invece le lavoro incastonandole, quindi non le lavoro tutte consecutivamente allineate, ma le alterno così, vedete a scacchiera. E quindi le vado a collocare, faccio, dunque qui ho fatto il primo giro con le noccioline sopra la sommità diciamo delle punte del ventaglio, poi ho fatto 1, 2 e 3 giri di maglie alte, ovviamente con i rispettivi aumenti alterni laterali, e nel quarto giro ho collocato la mia nocciolina, ovviamente mi devo trovare nella lavorazione e mi troverò nella parte del davanti del lavoro e vado a collocare la mia nocciolina più o meno a metà, vedete tra le due noccioline che ci sono di base, questa l'ho collocata in modo che mi venga centrata in mezzo a queste due, lavorando quindi 1, 2, 3 giri di maglie alte. Nel quarto giro successivo ho collocato la mia nocciolina e continuerò appunto con questo tipo di sequenza per incastonare le noccioline e fare in modo che risultino così alternate. Vi faccio vedere il risultato. Quindi questa è la parte questo è lo sprone, questa è la parte del davanti che io ho lavorato creando appunto la diagonale per andare ad allargare il mio lavoro e qui nella parte davanti appunto ho intervallato i motivi a noccioline, mentre questa è la parte del dietro dove io ho fatto le noccioline soltanto nei ventagli, nella punta dei ventagli e poi ho lavorato normalmente. Ora io andrò a ripiegare il mio lavoro così e andrò a chiudere il passaggio delle braccia, quindi andrò a chiudere gli scalfi e andrò a lavorare in tondo il mio lavoro, quindi circolarmente. Se mi andate a sviluppare una taglia L o XL, mi vanno benissimo i 3 aumenti alterni. Un giro sì, un giro no, per andare ad allargare abbastanza la mia diagonale per le taglie appunto più grandi. Mentre io ho fatto adesso delle prove, poi deciderò appunto il da farsi provandolo sulla mia fisicità. Vi faccio vedere invece la differenza, quindi ho fatto una prova nella parte del dietro e ho lavorato anziché 3 aumenti a giri alterni, ho fatto soltanto 2 aumenti a giri alterni ed è sufficiente, guardate la diagonale di differenza che si viene a creare montando 2 aumenti piuttosto che 3, quindi decisamente appunto la linea della diagonale è meno marcata.
e secondo me appunto per una taglia SXS è più che sufficiente fare due aumenti a giri alterni. Io adesso appunto ho fatto delle prove per vedere appunto quello che si adatta meglio a me, alla mia taglia, e opterò per questa soluzione, quindi due aumenti, un giro sì, un giro no. Per le altre taglie vi suggerisco appunto di fare i tre aumenti a giri alterni. Guardate la differenza. Soprattutto se avete un seno abbondante, vi raccomando appunto di montare più aumenti. Ora procedo a chiudere in tondo il mio lavoro, quindi vado ad unire i due scalfi e vediamo come. Nel mio caso vado a montare 2 catenelle, una e due. Però anche qui potete, appunto, se avete una circonferenza di braccio abbondante o se volete dare più morbidezza alla maglia, potete montarne anche 3-4, soprattutto per le taglie più abbondanti. Io qui mi trovo a lavorare, vedete, questa è la parte del dritto, mi trovo a lavorare nella parte del rovescio del mio lavoro. Ho fatto 2 catenelle, vado a prendere l'altra parte del mio lavoro, che è la parte appunto del dietro della schiena. Vado ad unire nella terza catenella del mio lavoro e vado a chiudere con una maglia bassissima in questo modo. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. In questo caso giro il mio lavoro, lo riporto nella parte del dritto e vado a lavorare subito le 2 catenelle che io ho montato. Vado a lavorare tutto a maglie alte fino a che raggiungo l'altra parte dello scalfo, e quindi mi collego così al corpo centrale, vedete, della maglia, e procedo la lavorazione tutta a maglie alte in questo modo. Ho lavorato tutto il mio anteriore a maglie alte. Adesso qui dovrei fare in teoria le 2 catenelle per agganciarmi a questo lato, però le 2 catenelle avrei dovuto farle nella parte più bassa, quindi io adesso vado a crearmi 2 maglie alte, altrimenti mi trovo un dislivello con l'altra parte dove le 2 catenelle le ho fatte alla base, quindi qui vado ad aggiungere 2 maglie alte per non trovarmi dislivelli. Quindi filo sull'uncinetto, entro alla base della maglia alta in questo modo e porto fuori il filo e faccio una catenella in modo che mi sono creata la base della maglia alta. Ora faccio la mia maglia alta, filo sull'uncinetto, vado a creare la seconda maglia ed entro alla base di questa maglia che mi sono creata, quindi nella catenella che ho aggiunto praticamente. Quindi entro dentro, porto fuori il filo, faccio una catenella uscendo dalla prima maglia. Ed ora vado a fare la mia maglia alta in questo modo, vedete? Quindi sono andata a crearmi le 2 maglie alte. Ora, se io andassi a lavorare la maglia alta sopra la maglia alta che incontro, creerei comunque uno stacco poi tra le 2 maglie, quindi devo andare ad unire mettendo il filo sull'uncinetto, entrando alla base di questa maglia alta in questo modo. Mi aggancio alla prima maglia alta che incontro, porto fuori il filo e porto fuori il filo dalla base della maglia alta e vado a lavorare la mia maglia alta e successivamente vado a lavorare una maglia alta sopra ad ogni maglia alta che incontro di base, fino così a terminare tutto il mio giro. E quindi sono andata a creare l'unione con queste 2 maglie alte che mi sono aggiunta. Procedo fino alla fine del mio giro con la lavorazione a maglie alte. Giunta alla fine del mio giro, quindi ho lavorato tutto il giro di maglie alte, vado a chiudere con una maglia bassissima agganciandomi alla prima maglia effettuata. Oppure, poiché appunto tante volte mi dite che magari non vi trovate con questo metodo, che la maglia viene
poi la chiusura vi viene un po' storta in diagonale, proviamo ad adottare questo sistema. Quindi vedete questa maglia alta finale. Entro nella parte più esterna, questa è la mia maglia fatta da questi due pezzettini, entro nella parte più esterna della mia maglia e porto fuori il filo. Ora rientro all'interno di tutta la mia maglia e porto fuori il filo e quindi effettuo una maglia bassa in questo modo e mi alzo con 2 catenelle. Quindi questa maglia si trova sopra questa e dalla seconda vado a riprendere la mia lavorazione a maglie alte. Questo aiuta a tenere, diciamo, una linea più diritta nella chiusura del giro e ad avere un lavoro un po' più uniforme. Ora proseguo la mia lavorazione circolarmente a maglie alte. E naturalmente sulla parte del davanti dove ho le mie noccioline andrò a continuare la lavorazione a noccioline ogni 3 giri, quindi dal giro in cui ho fatto la nocciolina contro 1, 2, 3 giri a maglie alte consecutive e nel giro successivo, quindi nel quarto, farò in diagonale, quindi collocherò centralmente le mie noccioline a scacchiera. Vi faccio vedere il risultato della lavorazione. Quindi, dopo aver lavorato il primo bordo di noccioline, ho lavorato le noccioline. Ovviamente, vedete nel dietro ho tenuto, ho lavorato solo le noccioline sotto, diciamo, ai ventagli e basta. Quindi, ho lasciato la lavorazione liscia. Mentre nella parte del davanti, quindi dopo il giro di noccioline nei ventagli, ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noccioline e poi sono scesa mano a mano e sono andata a lavorarle, a scalare. Quindi nel giro successivo, dopo i 3 giri di maglie alte, ne ho lavorate 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi ne ho lavorate 1, 2, 3, 4, 5, poi ne ho lavorate 4, 3, 2 e 1. Quindi ho creato, diciamo, una lavorazione di noccioline scendendo a punta. Vi dico per quanto ho lavorato, quindi dal bordino qui, dalla prima nocciolina qui in alto, io ho lavorato per la mia taglia SM, ho lavorato per 31 centimetri. Vi faccio anche vedere perché la lavorazione che voi dovrete fare non sarà tutta nello stesso verso, ma i giri di andata e di ritorno dovranno cambiare il verso. Perché io qui, praticamente fino a prima di arrivare agli scalfi, ho lavorato con giri di andata e di ritorno. Una volta che ho unito gli scalfi, devo mantenere la stessa texture di lavorazione. Quindi se io vado a lavorare intorno sempre nello stesso senso, creo un tipo di texture diversa. Perciò una volta chiuso il mio giro, che cosa ho fatto? Ho cambiato il verso. Vi faccio vedere come. Quindi chiuso il verso di lavorazione con la mia maglia bassissima o con il metodo da voi preferito. Non mi alzo semplicemente con 3 catenelle e proseguo il giro da questo lato, no. Io chiudo il giro, cambio il verso di lavorazione e ad ogni giro farò questo passaggio. E quindi rientro all'interno della stessa maglia di base, faccio una maglia bassa, mi alzo con 2 catenelle e riprendo la lavorazione nel verso opposto. Questo fa sì che la lavorazione sia uniforme e risulti, diciamo, dia continuità alla parte iniziale in cui ho lavorato e che quindi i giri siano sempre diano sempre appunto lo stesso effetto, la stessa texture. Quando io vado a cambiare il verso di lavorazione, può succedere che la nocciolina non la lavoro appunto nella parte del rovescio e che quindi, come vi ho fatto vedere prima, dovete chiuderla facendo attenzione. Allora, se adesso io mi trovo nella parte del rovescio e devo fare le 7 maglie alte per fare la nocciolina, vi faccio vedere,
4, 5, 6 e 7. Allora, se sono dalla parte del dritto del lavoro, come abbiamo visto prima, conto le 7 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prendo il mio uncinetto e prendo la mia asola e vado a chiudere la nocciolina in questo modo e proseguo la lavorazione. Ma se sono come adesso nella parte del rovescio del lavoro e la nocciolina, quindi la devo far risultare sul davanti da questa parte, conto sempre le 7 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi prendo la settima maglia con l'uncinetto puntato verso il davanti e prenderò la mia asola in questo modo. Chiuderò con una maglia bassa e riprenderò la lavorazione. A seconda, appunto, se mi trovo nella parte del davanti o del dietro del lavoro. Vedete, essendo io adesso in lavorazione nella parte del dietro, la nocciolina la devo fare risultare sulla parte del davanti, quindi vado a chiuderla in questo modo. E quindi non spaventatevi, appunto, se siete nella parte del dietro e dovete lavorare la nocciolina che venga capovolta verso il davanti. Fate in questo modo e io ad ogni giro mi sono aiutata appunto con dei marcapunti, perciò ad ogni giro di noccioline, poi ho fatto 3 giri successivi di maglie alte, mi segnavo un marcapunti nel giro in modo che per andare a ricordarmi appunto dove dovevo lavorare le noccioline e più o meno appunto ho centrato i motivi delle noccioline a metà tra i due motivi appunto sotto. Sopra e facendo in modo che la nocciolina capitasse in modo, diciamo, da formare dei rombi e quindi dare appunto dei motivi di intervalli a scacchiera. Volta lavorati i miei 31 centimetri, vediamo come rifinire la parte finale della maglia, quindi la base della maglia. Quindi chiudo con una maglia bassissima il mio giro in questo modo, rientro e faccio una maglia bassa. Procedo per tutto questo giro in questo modo, facendo 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, anzi 5 in questo caso perché 1 avevo fatto la maglia bassa e quindi in totale sono 6, quindi salto 1, 2, 3, 4 e nel quinta maglia di base faccio una maglia bassa. Ora procedo facendo sempre 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6. Salto 1, 2, 3, 4 e nella quinta maglia faccio una maglia bassa. Procedo tutta la lavorazione facendo 6 catenelle e nella quinta di base, 1, 2, 3, 4 nella quinta faccio una maglia bassa e vado a formarmi questi occhielli. Non sto facendo altro che andare a ripetere questo giro e poi terminerò con questo giro. Quindi adesso vi ho fatto vedere come si fanno i 6 occhielli, prima li avevamo appunto intervallati sopra gli archi, adesso andiamo a fare i nostri 6 occhielli e poi procediamo con questi giri per creare la parte finale della nostra maglia. Una volta terminato, chiudo il mio giro con una maglia bassissima. Naturalmente in questo giro assicuratevi di avere maglie multiple di 5, altrimenti con il discorso degli archi non vi trovate. Quindi nell'ultimo giro, prima di effettuare gli archi, fate in modo di fare qualche aumento o qualche diminuzione in modo da trovarvi appunto del numero di base di catenelle di maglie alte, scusate, multiplo di 5. Una volta chiuso appunto la mia lavorazione circolarmente, vado a ripetere quello che è il motivo appunto che abbiamo fatto iniziale di quest'ultima parte dell'arco. Quindi vado a fare le mie 7 maglie alte e dopo termino con il giro finale. Quindi filo sull'uncinetto, entro all'interno dell'arco e faccio 7 maglie alte. 3, 4, 5, 6 e 7. Una maglia bassa nel punto di unione tra i due archetti, in questo modo, e riparto nell'arco successivo con le 7 maglie alte.
effettuato anche l'ultima, la settima delle settima maglia alta, vado a chiudere il mio giro con una maglia bassissima e quindi procedo facendo il mio giro con delle maglie basse a rilievo intorno ad ogni maglia lavorata sottostante. Quindi dove ho le 7 maglie alte faccio le 7 maglie basse a rilievo in questo modo. E dove ho la maglia bassa di giunzione faccio la maglia bassa. Insomma, non faccio altro che andare a ripetere ora quello che abbiamo visto. Quindi se vi rivedete appunto la parte del tutorial iniziale dove abbiamo fatto questo motivo, lo andate a ripetere tale quale. Quindi ora fate tutte le maglie alte a rilievo, dopo andrete a fare i ventagli e poi concludete con un giro di maglie basse a rilievo e otterrete appunto qui lo stesso e identico bordo che abbiamo già visto. Per lavorare la mia spallina è facilissimo. Vedete, il motivo è sempre lo stesso che ho effettuato qui sotto. Quindi devo riprodurre lo stesso motivo tale e quale. E lo farò montando, agganciandomi con il filo innanzitutto. Vi faccio vedere i punti esatti. Quindi questa è la mia spallina e mi dovrò agganciare nella parte del dietro, qui nel punto dove ho la nocciolina finale. E quindi mi aggancio con il filo qui, creo una catenella, io ho creato una catenella di 50 maglie, quindi 50 catenelle, e mi sono esattamente agganciata dall'altra parte dove ho l'altra spallina qui sotto, vedete dove c'è la nocciolina, e ho lavorato in questo modo una spallina, una bretellina di 23 centimetri. Naturalmente poi per le taglie più grandi o più piccole ognuno adatterà la misura adatta necessaria appunto per il passaggio del proprio braccio. Io ho fatto una spallina abbastanza morbida, quindi mi sono agganciata con il filo da una parte all'altra, montando 50 catenelle e formando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e lavorando con giri di andata e di ritorno per creare appunto questa decorazione. Quindi vi faccio vedere soltanto la prima parte dell'inizio perché appunto andare a rivedere anche questo quando abbiamo già visto il punto sarebbe allungare il video e fare un video lunghissimo. Quindi vi faccio soltanto vedere l'inizio, pertanto da qui, da dove ho la mia nocciolina, vedete, mi aggancio con il filo, faccio una maglia bassa e creo, quindi questa è la seconda, terza, 4, 5, 6 e faccio 50 catenelle. Una volta effettuate le 50 catenelle, vado da quest'altra parte, vedete dove ho l'altra nocciolina, quindi, e mi aggancio qui con una maglia bassissima. Quindi giro il mio lavoro, naturalmente controllo che la mia catenella sia ben allineata. Quindi prima di agganciare allineo benissimo la mia catenella in modo che non si attorcigli perché devo lavorarci il motivo. Vedete? E vado ad agganciarla qui dove c'è l'altra nocciolina. E quindi prendo il mio lavoro e vado a lavorare sulla catenella, vado a lavorare 50 maglie alte. Per iniziare, vedete il motivo che è questo. Ho realizzato 50 maglie alte, alla fine del giro faccio 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Giro il mio lavoro. Conto 1, 2, 3, 4 e nella quinta maglia faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi salto 1, 2, 3, 4 catenelle e nella quinta faccio una maglia bassa. Quindi vado a creare i miei occhielli di base per poi andare a realizzare il mio motivo finale. Fate attenzione, poiché adesso il motivo lo andrete a lavorare con giri di andata e di ritorno.
Quando avete fatto appunto le 7 maglie alte all'interno dell'archetto e dovrete mettere in rilievo le maglie, poiché appunto il motivo dovrà cadere sulla vostra spalla e quindi il rilievo dovrà venire davanti, voi vi troverete nel giro a lavorare sul retro del lavoro, sulla parte dietro del lavoro e quindi le maglie le prenderò in costa da questo lato, così. Perché vi faccio vedere, poi la manichetta che lavorate scenderà da questa parte poggiandosi sul vostro braccio e quindi il motivo in rilievo dovrà essere questo, altrimenti lo andate a lavorare in modo rovescio. Potete anche decidere di fare le 50 maglie alte separate, diciamo in una catenella lavorata avanti e indietro e di andare a cucirle nei punti che vi ho indicato in un secondo momento, se magari non vi sentite sicure che il motivo a rilievo venga perfetto. Siamo giunti così anche oggi alla fine di questo video tutorial. Io spero che il progetto vi sia piaciuto. Come avete visto, è una lavorazione che non è difficile, richiede soltanto un po' di pazienza per chi magari ancora non ha provato a lavorare i punti rilievo, ma non è niente di così difficile. È una maglia un po', diciamo, diversa dal solito, con questi punti tridimensionali che io amo molto, vedete? E quindi ho giocato un po' con la mia fantasia questa volta per creare appunto e dare un effetto un po' diverso a una nuova maglia. Io spero che il progetto vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e aspetto le foto dei vostri meravigliosi lavori come sempre. Vi abbraccio e vi saluto. A prestissimo, ciao ciao!